L'idea non vale niente da sola, e poi riuscire a concretizzare, riuscire a fare nel mercato un prodotto che sia di valore per il mercato. Quindi l'innovazione in sé va bene, ma soprattutto deve trovare valore nel mercato, e quindi fare qualcosa di utile. Io sono convinto che deve essere qualcosa di utile per l'utente, per il cliente finale, deve generare valore. Innovazione, ricerca, idee nuove, competenza, sviluppo. Ma noi facciamo software, quindi come tali, cioè dovremmo fare sempre cose nuove, dovremmo fare sempre, dovrebbe essere un elemento, diciamo, dovrebbe essere un elemento della strategia aziendale, cercare le cose. La realtà è poi quella che bisogna sempre confrontarsi col mercato, e quindi bisogna poi avere una grossa conoscenza del mercato e anche l'intuito di trovare poi le leve giuste e gli elementi giusti per presentare al mercato poi prodotti nuovi. E il problema dell'analisi di mercato è l'anello debole della catena, cioè si considera di più, diciamo, tutti i discorsi di finanziamento, cioè si tende a essere un po' troppo, cioè bisognerebbe frenare di più, ecco, cioè essere un po' più realisti nei confronti di certe idee rispetto. Anzi, si sta facendo troppo, si sta generando troppa attività di contorno rispetto al fatto di essere magari meno attività, meno. Alla fine ci sono più attività, più incubatori, più gente che lavora intorno che non effettivi aiuti alle aziende, alle idee, quindi non so.